Mi sa essere un po' banale dirlo, ma insomma direi che il gol dell'1-0 ha modificato, no? Un po' tutto il quadro tattico e anche psicologico della partita, e su quell'episodio la Cremonese ci ha vinto la gara, è d'accordo? Beh sì, prima era una partita abbastanza equilibrata, sopravvento di nessuno, forse palleggiavamo un po' di più noi in mezzo al campo, abbiamo fatto un bellissimo gol. Ne abbiamo sferrato un altro in maniera abbastanza importante e poi abbiamo subito la pressione dell'Arezzo, pressione molto forte perché l'Arezzo è una squadra forte, la loro pressione andavano spesso sugli esterni per buttare in mezzo questi cross e l'abbiamo subita, ma ci siamo difesi con ordine perché situazioni importanti, palle pericolose parate al mio portiere non ce ne sono state da parte dell'Arezzo, se non un tiro mi sembra di Luciani. Sì. E basta, e l'occasione grossa invece l'abbiamo avuta noi del 2-0. Poi secondo tempo leggermente abbiamo guadagnato campo, loro sono un po' scesi di intensità e anche lì secondo tempo non ha mai tirato in porta e abbiamo portato soffrendo, lottando, perché se non lotti oggi qui non porti a casa neanche un punto, non tre punti, e penso alla fine con merito. Come l'aveva preparata la partita mister? Siete anche partiti un giorno di anticipo, no? Rispetto al solito per preparare questa gara? Per prepararla, ma soprattutto perché abbiamo giocato lunedì sera, una partita molto dispendiosa, quindi volevamo recuperare, trovare la nostra tranquillità e mettere i giocatori in condizione di riposare un po' di più, perché quando si gioca lunedì sera sappiamo che per due giorni non si lavora, si perde metà settimana lavorativa, è quello che è successo. Quindi era solo star concentrati perché è un momento molto particolare, e venivamo a trovare una squadra importante, quindi tutto quello che potevamo fare per mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili. Adesso si è dimostrato, ripeto, una squadra molto solida, però noi abbiamo fatto la partita che dovevamo e ribadisco che alla fine siamo stati ordinati e abbiamo vinto con merito. Sottili ha detto arbitraggio indisponente stasera, lei dal suo punto di vista come lo giudica, mister? Guardi, lascio parlare i fatti, vedrete, io ho visto delle cose che, vabbè, non commento, non mi va di commentare, non sull'arbitro, su altri atteggiamenti, e non troverete una dichiarazione mia in 27 partite sull'arbitro e non neanche stasera la troverete. Mi chiedo un'ultima cosa, il campionato è ancora aperto per il primo posto, mister? No, il campionato è aperto per tutti i posti, il campionato però è finito quando i numeri dicono che è finito. Fin prima basta vedere proprio noi come esempio, l'Alessandria stessa nelle ultime partite ne aveva perse 4 sugli ultimi 6, mi sembra 7, che prima ne aveva perse per 20, no? Però chiaramente è una squadra davanti, 6 punti di vantaggio sono tanti, è una squadra forte e non è facile. Però il campionato della Lega Pro è difficilissimo, duro, ogni partita ha una sua storia e ci devi essere sempre al 100%. Se appena sei qualcosa un po' sotto, l'avete visto voi a Piacenza domenica, appena giochi sotto condizione rischi con tutte.